tutto ciò che impediva l'affermarsi dell'attività dell'uomo sul territorio era considerato nocivo e quindi da eliminare in tutti i modi, anche in modo del tutto radicale. E ci si era in parte riusciti. Noi sappiamo che negli anni 70 i lupi erano ridotti a pochissimi esemplari, questo perché il lupo era considerato un animale nocivo, pericoloso, dannoso, con il quale l'uomo entrava in competizione. E quindi si decise, si pensò di eliminarli tutti, e vennero quasi tutti eliminati, come vennero eliminate le martore, le faine, le volpi, non tutte, buona parte.